Benvenuti ragazzi in questo nuovo video sul mio canale, io sono Tax678 e benvenuti nel dodicesimo episodio di Minecraft Serie Sopravvivenza. Allora ragazzi, come al solito vi chiedo di iscrivervi, lasciare un mi piace, commentare, condividete con i vostri amici, attivate la campanella, iscrivetevi al canale che ho messo sotto in descrizione, rispondete per scelte sondaggi e noi vedete gli episodi di Attack on Titan Final Battle. In questo momento sto cercando di prendere il ferro che mi mancava, visto che sono morto più di una volta. Infatti, come potete leggere, sono morto, anzi, due volte. Cercato di fare quello che potevo e ho perso un po' di roba, però sono riuscito a recuperarmi abbastanza. C'ho abbastanza cibo, c'ho tutto, non mi manca quasi niente, sinceramente. Sono un po' incastrato, in modo di dire. Sono un po' impantanato in una caverna dove ho trovato della lava infinita, quindi sto cercando un modo per prenderla, però non vedo niente. Mettiamo la luce qui, qua ci sono scheletro. Aspettiamo che scenda. Aia. Aia. Porca miseria. Muori! Muori! Oh. Mamma mia, il secchio mettilo qui, questo lo sposto così, ecco qua. Ci ho rischiato tutto. Allora, da questa parte non ci sta niente. Prima avevo visto un creeper, infatti c'è anche la prova video che avevo visto un creeper, maledetto. Eccolo qua. Che dite, lo facciamo esplodere? Non so. Tra l'altro ho visto uno sperato. Esplodi, esplodi, su. Perfetto, bravo. No, non mi dico come ha fatto saltare nello smeraldo. Ma porca di quella miseria. Mi ha fatto saltare nello smeraldo. E io dico, dai, vieni, esplodi, esplodi. Mi vado a far saltare nello smeraldo. Oh, sono scemo. No. Mai scavarci sotto, prima regola della miniera. Che se no scavi sotto, ti incontri la lava e hai mandato al paese tutto il lavoro. Ok, vediamo. Ho preso un po' di lava così almeno mi potrebbe essere utile. Qua togliamo un coso. Qua non ci sta più nient'altro, tranne il ferro che ci serve tanto. Ok, ora ce ne possiamo anche andare da qui. Allora, stavo dicendo, prima avevo trovato più di una pozza di lava infinita. Ho trovato anche il posto in cui sono morto nella Minecraft serie estrema. E ti giuro, ho detto, io quel momento lì ho odiato tutta la mia vita. E penso che sia questo qua il pozzo esattamente. Un dannato scheletro. Però mi sa che è morto nella lava. O se n'è andato via, oppure è morto nella lava. Però il fatto è che vedo più di... No, solo un creeper. Vedo un creeper da questa parte e non vorrei rischiare di uccidermi da solo. Quindi mettiamoci la lava. Perfetto, così si fa. Così si è un pro gaming. Ok, ora. Qua l'ossidiana ce l'abbiamo infinita. Quindi praticamente ce la possiamo anche costruirci un portale. Ora, cerchiamo di risalire. Ok. Eccoci qui, perfetto. Prendiamoci l'acqua e poi ce ne torniamo via. Tanto il posto io me lo ricordo, sinceramente. Me lo ricordo. Allora, qua siamo entrati così, poi passiamo di qua e non dovrei avere problemi. Esattamente. Sono un idiota. Vi ricordo ragazzi che l'episodio di Attack on Titan, modalità episodio personaggio, è finito. Quindi
Mi dispiace dirvelo, ma è finita praticamente tutta la storia. Il lato positivo è che ci rimane le missioni secondarie e la modalità di conquista territorio. E mi ricorrego, non porterò più missioni secondarie attraverso la modalità storia, ma farò con la modalità alternativa. Qua mi sono salito, scambiando da solo. Anche velocemente non ci dispiacerebbe. Quasi finito il piccone. Finito. Manca ancora un po' per salire. Noi tanto abbiamo tutto il tempo del mondo. Stavo dicendo, non porterò più Attack on Titan con la modalità episodio personale e con come si dice? Con non so parlare. Ok, siamo usciti. Con la modalità storia. Cioè sì, inizierò innanzitutto faccio la prima parte della modalità storia perché alcune missioni ho notato che non ci stavano. E sto facendo delle missioni per conto mio per il fatto del potenziare l'equipaggiamento e quindi mi serve proprio farmi qualche missione per conto mio. Ci abbiamo anche un annegato da quella parte, quindi cerchiamo di allontanarci il più possibile. La matosca quanto si sente. Velocemente anche scappare, più di uno scherzo, siamo a posto. Via! Dai, dai, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Dai, sali, 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 sali. Ok. Ragno, creeper, 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 tutti i creeper, yamme! Una festa! Fiesta! Fantastico, fantastica sta fiesta! Una festa, una festa, una festa, aiuto! Porca miseria! Ci stava pure qui. Attenti, ok. Scusate un attimo, ma questo me la levo che è tutto inutile. Ok, si è fatta da sola. Perciò, lo si è chi? Di là. Così si fa subito. Ok. Non mi mandare nella lava! Schifosa! Non fame la mia acqua, eh. Ok, qua abbiamo la lava che do dobbiamo recuperare, quindi mettiamoci un segnino di torce. Sì, segnino di torce va bene. Tanto abbiamo ancora uno stack intero, quindi per il momento non dobbiamo fare così tanto parsimonio. Non dobbiamo essere tanto parsimoniosi. Però dobbiamo tipo levarci tanto dai mostri. Che dici? Creeper? Creeper, zombie, tutti ci stanno, pure la strega, sì! Porca miseria di quella. Non me la fa di. Cerchiamo di tenerci e parlarci per noi. Aiuto! Creeper da sta parte, creeper dall'altra. Vabbè. Enderman. È un pezzo che non ne vedo uno. Dove cavolo scappo? Ok, forse ho trovato la strada. Se in teoria qua c'è l'acqua. No! Ho sbagliato strada. Letteralmente. Forse dovrei salire con le montagne e dovrei riuscire a trovare di nuovo strada perché mi sembra di riconoscere quel buchetto. Quella concava là. Come cacchio si chiama? Meno male che è l'alba, guarda. Il fatto è che prima avevo trovato tipo 5 diamanti, però li ho lasciati a casa per sicurezza, perché se no se li perdevo era veramente la fine.
Li ho lasciati a casa inutilmente, perché alla fine poi mi servivano pure. Così almeno scavavo tutta l'ossidiana che avevo trovato in ammo e la utilizzavo per fare il portale. Quel maledetto portale del Nether che mi serve, che sennò non riusciamo più ad andare avanti. Però il fatto è che non riesco più a trovare la mia strada di casa, la mia casa. Ok, cerchiamo di risalire tutta questa maledetta montagna. Tipo, dobbiamo fare zig zag. Dobbiamo andare zig zag. Il fatto è che io sono un cretino, non riesco manco a fare questo. Quanto ci vuole? Siamo arrivati, dai. Ora cerchiamo di trovare la strada verso casa. Allora, da questa parte mi sembra che non ci sono mai venuto, perché questi non li ho mai visti. Quindi mi sembra che dobbiamo andarcene da quest'altra parte. L'acqua la possiamo anche buttare perché tanto non ci serve più. Qui io non rischio, quindi mi sa che mi tocca riprendere l'acqua di nuovo. Che pizza. Lag. Ok. Prendiamoci l'acqua e non so cosa fare. Ok, allora. Ok, cioè possiamo andare lì tranquilli. Perfetto, tutto a posto. Ora, vediamo di trovare di nuovo il posto dove abbiamo cercato. Dove siamo passati, che non mi ricordo più. No. Ok, facciamo di così, così. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ora, sono in ansia. Perché non so dove cavolo sta. Allora, di qua ci siamo passati perché vedo là tutta la cosa, il segnale di torce. È ok. Noi per vedere tutta la luminosità che abbiamo messo per l'ossidiana che abbiamo fatto, ci vorrà la notte. Dobbiamo aspettare la notte. Vorrei far notare una cosa. È una cacchio di croce questa. È una cavolo di croce. What? È una cavolo di croce questa. I tre cosi qui e poi i quattro. Non l'ho mai fatta io, giuro. Giuro su ogni cosa che non l'ho mai fatta. L'ho trovata io qua a caso così. L'avete notata pure voi. Non l'ho mai fatta quella croce. Ok, non è normale questo, però vabbè. Adesso ci sono le presenze paranormali nel mio gioco. Wow, che bello. Tipo, addio serie sopravvivenza. No, scherzo. Non la posso mollare per una semplice croce così a caso. Quindi non penso che sia del tutto paranormale. Penso che sia solo uno spawn del gioco. Una creazione del mondo e è stato fatto qualcosa, poi vediamo. Allora, io qua non riesco più a trovare il posto dove tornare a casa. E l'unico modo per farlo è morire. Però non voglio morire perché sennò ho perso tutta questa roba. E non c'ho voglia di rifarla di nuovo. Soprattutto perché ho trovato 24 stack di... Sì, magari stack. 24 pezzi di ferro. È una pizza ricominciare a prenderli, eh. Soprattutto, vabbè che ne abbiamo trovati abbastanza in quella miniera che quando voglio posso andarla a trovare di nuovo. Tanto ho trovato della lava da quella parte. Ora ci sta capitando tutta la lava che ci serviva tipo la scorsa volta. Tipo alla Minecraft serie estrema. Avevo trovato una pozza di lava, ho detto vabbè, cerchiamo di più, magari riusciamo a fare un po' di più. Invece no, ci siamo morti, per sempre. Però vabbè. Mo' ne sto un po' approfittando, come potete vedere, da 678 ha provato a nuotare nella lava. E invece è morto. Santa pazienza. Infatti, come potete vedere, ho sbloccato anche i diamanti. Però purtroppo non ho neanche la cosa di smeraldo. Che se no avrei sbloccato pure quella. Perché ne avevo trovati di smeraldi, un bel po'. Infatti prima o poi mi sa che ritorno a fare dare ritorno in quella miniera a cercare sia la lava che gli smeraldi.
Ora, io in teoria in questo momento potrei, no, non in questo momento però, potrò farmi una dannata sella per il cavallo che vorrò prendere. Aia, aia. Ora, il fatto negativo è questo, che mi sono perso. Non ho nemmeno la mappa, non ho, anzi, mi sa che la mappa mi si è addirittura bruciata nella lava sotto casa nostra. Che tra l'altro i diamanti li ho trovati proprio sotto la casa. LOL. Ora, cerchiamo questo dannata casa. Allora, questo mi sembra di averlo già visto. Non so perché, c'era un'impressione di averlo già visto quel cubo di terra volante. Quindi proviamo a dare un po' un'occhiata di sopra. Ok, forse ci siamo. Forse ho capito dov'è casa nostra. Dovrei tipo proseguire da questa parte. No, perché la nostra mappa è basta. E non so più dove cavolo cercare tutta questa roba. Il fatto è che, come potete notare nell'episodio di quando è finito Minecraft Serie Estrema, potete notare che avevo tipo ricominciato tutta la mappa. Avete visto come la stavo creando. E avete visto che ho disattivato i comandi. A un certo punto ho detto: perché mi sono messo a fare questa stupidaggine? Era meglio che non la facevano. Raga, quella era la nostra vecchia casa. Il nostro vecchio villaggio dove abbiamo trovato la voragine. Ma che cavolo. No, scendiamo un attimo. Piano piano. Ok. Ma che cavolo. Vabbè, oh. Se per caso è cambiata e ci sta tipo le carote, possiamo prenderci qualche maiale in futuro. Non sarebbe per niente male, anzi, mi correggo, sarebbe bellissimo. Non è proprio il nostro villaggio, per niente, è completamente diverso. Il nostro villaggio non aveva tipo le casette così rosa. Però noi ultimo la caccia e abbiamo trovato anche questo. Perfetto, questo ci servirà, forse, non lo so, però io lo prendo comunque per appellire. Aspettiamo di fare tutte queste stupidaggini? Dov'è che l'ho messo il piccone? Ah, ecco qui. Questo metti qua e questo lascio qui, perfetto. Cavolo questi che non li ho mai visti. Manco questo e manco questo. Raga, io sto scavando un po' di roba per vedere un po' di cosa sono fatti, perché è la prima volta che vedo queste cose. Tra l'altro una cesta. Patate! Perfetto! Possiamo farci la coltivazione di patate. Vabbè, le cortine non mi interessa. Magari ci sta qualcos'altro qui sotto. No, qui no, qui no. No. Ok, non ci sta niente. Chiudi la porta, grazie. Ora, qua ci sta solo un letto e non mi interessa il letto. Da questa parte che ci sta? Niente, letto e basta. Ho sentito un gatto e c'ho anche la pesce. Sono un culato. Uno sculato. Eccolo qui. Shh. Vieni qui, gattino. Gattino cattivo. Maledizione, quel gatto scappa sempre. Vabbè, allora gli vado a dare direttamente a caccia così. Anche se scappa velocemente, ti prenderò prima o poi. Vieni qui! Vieni qui! No! Devo mangiare pure. Vieni qui! Maledetto gatto! Lo so che devo shiftare, però è difficile. Maledetto gatto. Anche se io ho il tasto invertiti, però. Mi piace più il contro. Un attimo, tra l'altro. Ah! Una vabbè, pietra. E cos'è questa patata? Ma questi no. Carote, sì! Ho fatto bene a dare la caccia a loro. Però devo togliere un po' di roba. Allora, intanto cerchiamo di prendere quel maledetto gatto. Ok, sneaky, sneaky proprio. Sta lì, fermo, fermati, non ti faccio niente. Porca di quella miseria. Vabbè, affancina. Ti venga a prendere, ti venga a prendere, ti venga a prendere, ti venga a prendere, ti venga a prendere. Vieni qui, maledetto gatto. Ti voglio.
Seguimelo. Pizza. Dove diavolo è adesso? Quel dannato gatto. Eccolo là. Vieni qui! Vieni qui! No, l'avevo quasi preso. Maledetto! Non mi interessa, ragazzi, gli darò la caccia continuamente. Devo prenderlo, quel maledetto gatto. Dai. Vabbè. Vaffanculo, gatto. Che pizza. Lo volevo. Vabbè, andiamo a dormire, che sennò ci moriamo. Anche con la porta aperta, così almeno passa l'aria, ci rinfresca un pochino. Mamma mia. Togli via. Ecco, chiudi. Ora, dobbiamo tipo dare la... Dobbiamo scavare la... Strunt! Se ne è tornato dentro. Ok, esci. Non incappellare i cavalli. Tra l'altro prendo anche la paglia che mi serve. Praticamente, scusa. Ops. Cacchio, ma abbiamo il golem che ce l'ha con noi, mi sa. No, non è vero. Perché lagga? Ok, ha smesso. Dobbiamo toglierci un po' di roba inutile, tipo questo. Questo possiamo lasciare, questo via. Oh. Allora, voglio dare un attimo una controllata se per caso ci fa qualcosa. No, non ci fa niente, allora siamo fortunati. Ok, qua abbiamo trovato tutto. Prendiamoci anche il composto. Ok, allora prendiamo continuamente la paglia. Cavolo però. Dobbiamo liberarci un po' di roba, però che cosa posso liberare? Le ossa me le vorrei tenere, vabbè, fa fancino le ossa. Le torce le piazziamo un po' di qua e di là, così almeno non gli spawnano i mostri in faccia a loro. Li aiutiamo un pochino. Facciamo un po' così. A posto, così almeno posso prendere l'altra roba. Ora, questo via che tanto non ci serve. Ora, ho trovato la campana. Cioè, me la scavo così me la prendo io. Gli faccio una burla. Qua non ci sta niente. Qua, come pensavo, c'era la paglia. Ok, allora entriamo dentro, prendiamo l'altra paglia. Poi uccidiamo l'altro manzo. Perfetto. Ora, fatto ciò, qua abbiamo detto non ci sta niente, qui non mi sembra che ci sia qualcosa dentro, esattamente. Qua niente. E lì credo la stessa cosa. Perché ogni tanto mi tira qualche tirata? Vabbè, abbiamo saccheggiato tutto. Saccheggiato. Più che altro recuperato. Abbiamo preso in regalo il nostro volere, manco il loro. Cioè, ho trovato un altro gatto, però non mi interessa più. Oh, fai in giro, preferisco i cani, ti è? Non mi piacciono i cani. Non è vero, mi piacciono pure i gatti, però non è un motivo per... Vabbè, lasciamo perdere sta cosa qua. Mangiamo. Niente, l'unica cosa che dobbiamo fare in questo momento è cercare casa nostra, che non la troviamo più. Che pizza, non voglio perdere tutta la roba che avevo fatto, ok?
Quindi muoviamoci a cercare casa nostra, perché non voglio ritornare dall'inizio. Porca miseria. Anche se quel villaggio mi piaceva molto, era fatto troppo bene. Inoltre ci stava già la scuderia pronta. Anche la coltivazione, porca miseria. Però la mia coltivazione è un po' più grande e adesso posso anche metterci le carote, altrimenti che avremmo fatto a fare per saccheggiare quel villaggio? A quest'ora me ne sarei già trasferito e ciao. A posto, era già finita lì. L'unica cosa che dobbiamo fare in questo momento è cercare quel diamine di casa nostra. Quella diavola di casa nostra. Purtroppo non riesco a trovare, non so più dove cavolo cercare. Allora, se non ricordo male, la mia casa era seguiva praticamente il fiume, dove portava direttamente alla coltivazione, alla mia coltivazione. Quindi, in teoria, se seguiamo la nostra acqua, questa scia maledetta di acqua, e non si fermi, spero, dovremmo riuscire a tornare a casa, e invece si è fermata. L'unica cosa che non volevo. Vabbè. Niente, continuiamo ad andare avanti così. E vedevo di. Se magari trovassi il posto in cui sono morto nella Minecraft serie estrema, riuscirei a capire dove sarei e potrei riuscire anche a capire dove dovrei andare. Però non riesco a trovare nemmeno quello. L'unica cosa che mi serve. Vabbè, cerchiamo un po' in giro tra questi maledetti canyon. Là là! Dove cacchio ti butti? Boh. Chissà se riuscirò a trovare casa e dopo che ho trovato casa, chissà se riuscirò. Mi sono ripetitivo, porca miseria. Chissà se riuscirò a. E vabbè. Chissà un corno. Non riesco a parlare tranquillamente senza ripetermi. Ma porca miseria, ma si può. Che youtuber sono? Vabbè, non sono il primo, di sicuro. Questo è ovvio. E la la. Eh sì, vabbè. Addirittura una, tipo una specie di. Sì, vabbè, doppio punto interrogativo sembra. Se vista dall'alto sembra un punto interrogativo. Vabbè, cerchiamo di trovare quella maledetta casa. È colpa di quei geni che mi sono riuscito a incastrare. Maledetti. Maledetti! Vabbè, scambiamo il capone qui e poi cerchiamo di raggiungere casa nostra. Speriamo di. Ma mi sa che non è abbastanza, vabbè. Cerchiamo di fare il parsimonio. Vabbè, qua siamo riusciti a salire. Ora, da questa parte non mi ricordo niente, perché mi sa che non ci sono mai passato. Però mi ricordo. Porca di quella porca. Mi ricordo di questi lama. Mi sembra di averli già visti e spero che siano gli stessi, perché se sono gli stessi siamo fortunati. Cercando di non farci ammazzare prima del tempo, sarebbe il caso. Grazie. Maledetto cacchio di montagne, non riesco a capire. Quanto pare quei lama non sono il lama che ho trovato la volta prima. Forse sì, forse quello non mi ricordo, però mi sembra di ricordare tre fori d'acqua che ci stavano. Se ce ne stanno di più, allora mi sa che non è quella, infatti. Non riesco a tornare a casa. Vabbè, niente, ragazzi. Cercherò off camera. Vabbè, niente, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, lasciate piace, commentate, condividete con i vostri amici, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale come se sotto in descrizione. Rispondete per scelta di sondaggi e non perdete gli episodi di Attack on Titan 2 Final Battle, soprattutto gli ultimi che sono appena usciti, che sono il concetto dell'anime intero.
I prossimi li potete anche perdere perché tanto sono solo missioni secondarie, non sono impegnative e non sono nemmeno troppo importanti. Quindi, come volete. E niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao!